Non peraltro, se non per la mia familiarità coi cortili interni, con ogni moto dell'animo che li attraversava e che investiva anche me, per il mio orecchio affinato dall'intensità dei bisbigli che sempre li pervadevano. Fui perlomeno all'inizio superiore a Pantò, il greco. Non gli ho mai chiesto nemmeno perché si trovasse qui, cioè lì, a Troia. Per curiosità, mia cara, disse col tono frivolo che si era costruito. Ma era possibile che qualcuno lasciasse l'oracolo di Delfi, il centro del mondo, per curiosità? Ah, mia piccola incredula, se tu lo conoscessi quel centro, spesso mi ha chiamata con nomi che solo più tardi mi si convennero. Quando conobbi veramente Troia, il mio centro capì che cosa voleva dire. Non sarebbe stata la curiosità a scacciarmi, l'orrore. Ma per dove, con quale nave sarei pronta a partire? Eppure non so proprio perché questo Pantò mi occupa tanto la mente. È una parola quella che, attaccata al suo nome, vuole tirarsi fuori da abissi senza fondo, dove non sono scesa. È un'immagine? Un'immagine remota, molto remota, che fluttua e che, se lascio vagare con calma l'attenzione, forse riesco a catturare. Guardo in giù, qualcosa come un corteo, visi rivolti verso l'alto, fitti l'uno accanto all'altro, pigiati nella strada stretta sotto di me, minaccioso, avido, feroce, più nitido, sì, il centro silenzioso e bianco, un fanciullo tutto in bianco, alla fune il bianco giovane toro, dentro tutta quella ferocia. L'intoccabile macchia bianca e il viso eccitato della nutrice a cui sto in braccio. E Pantò, ma questo non lo vedo, lo so, Pantò alla testa del corteo, anche lui ancora quasi un fanciullo, deve essere stato molto giovane, molto bello. Sarà lui a condurre la folla alla porta scea e a macellare il toro, ma libererà il fanciullo, il dio Apollo che protegge la città d'ora innanzi. Non vuole più sacrifici di fanciulli. Sacrificio di fanciulli, questa è la parola. Non ne vidi più a Troia, sebbene. Per abolire quel sacrificio, Priamo, il padre, si è servito di Pantò. E quando? Nel nono anno di guerra, i greci assalirono la porta scea e minacciarono di espugnarla, la porta presso la quale il greco non permise più di sacrificare fanciulli, allora si disse. Il traditore Pantò, il mio innocuo e ingenuo popolo. Negli ultimi tempi Pantò non mi piaceva più, non mi piaceva in me quello che era stato sensibile alle sue seduzioni. Chi vivrà, vedrà. Mi viene in mente che sto segretamente ripercorrendo la storia della mia paura, o più esattamente, la storia del suo scatenarsi e, ancora più precisamente, del suo liberarsi, sì, in effetti, anche la paura può essere liberata, a dimostrazione che essa è parte di ogni cosa o persona che viene repressa. La figlia del re non ha paura, perché la paura è debolezza, e contro la debolezza è utile un allenamento ferreo. La pazza ha paura, è pazza di paura. La prigioniera deve avere paura. La libera impara a liquidare le sue paure irrilevanti e a non temere quell'unica grande rilevante paura, poiché non è più tanto orgogliosa da non dividerla con altri. Formule, ebbene sì. Probabilmente hanno ragione quando dicono tanto più vicini alla morte, tanto più vivide e vicine le immagini dell'infanzia, della giovinezza. Da un'eternità non le lascio più scorrere davanti agli occhi. Per
ma com'era difficile. Quasi impossibile vedere la seconda nave per quello che, secondo l'esclamazione di Ecuba, fu realmente un viaggio dovuto alla paura. Di che si trattò? Fu una cosa così importante da mandare sulle navi uomini come Anchise, come Calcante il Veggente? Anchise, che ritornò vecchio, Calcante, che non ritornò affatto. Giusto. La sorella del re, Esiona. Esiona, disse mio padre nel consiglio e diede alla sua voce un tono patetico lacrimoso. Esiona, la sorella del re, trattenuta dallo spartano Telamone, che l'ha fatta sua preda. Gli uomini del consiglio restarono a bocca aperta. Beh, beh, trattenuta, schernì Ecuba, fatta preda. Comunque fosse, Esiona a Sparta non era una prigioniera degradata. Oh no. Se le informazioni erano esatte, quel Telamone non l'aveva presa in moglie? Regina. Oh no. Non era assolutamente questo il punto. Un re che non cerchi di riprendersi la sorella rapita perde la faccia. Ah, disse Ecuba tagliente. Poi in pubblico più niente. Nel Megaron litigarono e quel che fu peggio, il padre mi mandò fuori. I sentimenti contrastanti di lui mi si trasmisero, si concentrarono in una sensazione che pareva avere sede alla bocca dello stomaco, una tensione vibrante che imparai a chiamare paura, da Partena, la nutrice. Non devi avere tanta paura, figlioletta. Questa bimba si immagina troppe cose. Bandierine, cenni di saluto, festa, acqua scintillante, remi luccicanti. 50 annotarono sulle loro tavolette di terracotta gli scribi di palazzo, che non sapevano far altro che contare. Per la partenza della seconda nave. Vennero gridate parole di incitamento agli uomini che stavano in piedi sul bordo della nave. O la sorella del re o morte, gridarono quelli che restavano. Accanto a me stava Enea e gridò in direzione di suo padre. Esiona o morte! Mi spaventai e seppi che non mi era lecito spaventarmi. Enea agiva nello spirito della casa reale a cui appartenevo quando, per amore di una estranea, che per puro caso era la sorella del re, augurava al padre la morte. Soffocai l'orrore e mi costrinsi ad ammirare Enea. Fu allora che cominciarono i miei sentimenti contrastanti, anche quelli di Enea, poi me l'ha detto. Mi ha detto che quanto più durava l'impresa della riconquista, tanto più l'estranea gli diventava indifferente, anzi addirittura odiosa, mentre gli si allargava dentro l'ansia per suo padre. Questo non potevo saperlo. Fu allora, sì, deve essere stato allora, che cominciarono quei sogni in cui mi appariva Enea, in cui provavo piacere se mi minacciava, sogni che mi tormentavano e mi spingevano in uno stato di inconcepibile colpa, in una disperata estraneità a me stessa. Oh sì, saprei ben dire come nascono dipendenze e paura, ma nessuno mi interroga più. Volli diventare sacerdotessa, volli il dono della veggenza a tutti i costi, per evitare di vedere dietro la splendida facciata la realtà inquietante. Cambiavamo in un lampo i nostri giudizi sbagliati. Un esempio che mi ha sdegnato quando ero ancora capace di sdegnarmi, i troiani, i quali tutti, alla pari di me, avevano salutato festosamente la partenza della seconda nave. In seguito affermarono, con quella nave era cominciata la rovina. Ma come avevano potuto dimenticare così rapidamente ciò che anche loro avevano espresso in grembo alle madri, alle nutrici? Che la catena degli eventi funesti per la nostra città si perdeva della notte dei tempi, distruzione ed edificazione e nuova distruzione sotto il governo di re che si avvicendavano per lo più senza fortuna. Che cosa li induceva? Che cosa induceva noi tutti a sperare che proprio questo re, proprio mio padre, Priamo, avrebbe spezzato la catena delle sventure? Proprio lui avrebbe ripristinato per loro, per noi, l'età dell'oro? Perché proprio i desideri che si fondano su errori acquistano su di noi tanto potere?
In seguito, non se la sono mai tanto presa con me quanto per il mio rifiuto ad abbandonarmi al fatale entusiasmo dei loro desideri. A causa di questo rifiuto, non a causa dei greci persi, padre, madre, fratelli, amici, il mio popolo, e guadagnai. No, il pensiero delle mie gioie lo tengo in serbo per quando ne avrò bisogno. Infine, quando la seconda nave ritornò, ovviamente, così dissero tutti a una voce, senza la sorella del re, ma anche senza Calcante il veggente, quando il popolo deluso, direi quasi ostile, si radunò al porto, borbottando, lo spartano si apprese, aveva riso della pretesa dei troiani. Quando l'ombra cupa apparve sulla fronte di mio padre, allora pianto in pubblico per l'ultima volta. Ecuba, che non esaltava per il fiasco che aveva previsto, me lo rimproverò senza durezza, ma con decisione. Non si deve piangere sugli eventi politici. Le lacrime offuscano il raziocinio. Se l'avversario si abbandona ai propri umori, ridi, tanto peggio per lui. Chiunque fosse in possesso delle sue facoltà aveva capito che non avremmo rivisto la sorella del padre. Quanto al popolo, è naturale che accompagni l'arrivo e la partenza di ogni nave con le sue grandi aspettative e le inevitabili delusioni. I regnanti dovrebbero dominarsi. Mi rivoltai contro le regole della madre. Guardando retrospettivamente, vedo chiaro: lei mi ha preso sul serio. Il padre da me ha cercato solo consolazione. Non ho più pianto in pubblico e in privato sempre più raramente. Rimaneva Calcante, il veggente. Dov'era? Morto durante il viaggio? No. Ucciso? Neanche. Allora tenuto in ostaggio dai greci. A questo poteva credere il popolo e ci credette anche per un certo arco di tempo. Non era certo un danno se si consolidava la cattiva fama dei greci. Nel palazzo, per i corridoi, circolava un'altra informazione che io, irritata, respinsi a pugni stretti quando me la riferirono. Marpessa insistette, però era la verità. Se ne era parlato nel consiglio e, del resto, anche nella camera da letto della regina e del re. Come? Calcante è passata ai greci? Il nostro stimatissimo veggente ha dentro i più riposti segreti di Stato un rinnegato? Proprio così. La notizia deve essere falsa. Furente andai da Ecuba. Sgravai la mia coscienza al modo degli sconsiderati. Costrinsi la madre ad agire. Marpessa aprì. Apparve Partena la nutrice con occhi gonfi di pianto, pieni di rimprovero. Un anello di silenzio mi cinse. Il palazzo, il luogo più familiare, si ritrasse da me. Gli amati cortili interni ammutolirono al mio passaggio. Fui sola con la mia ragione. Un primo ciclo. Fu Enea, lui, a cui credetti sempre, perché gli dèi trascurarono di donargli la capacità di mentire. Fu Enea che mi confermò tutto, parola per parola. Sì, Calcante, il veggente, era rimasto per sua richiesta presso i greci. Lo sapeva per certo d'Anchise, suo padre, invecchiato di anni. Calcante il veggente temeva, erano così desolatamente banali motivi per decisioni di vasta portata, che dopo il fiasco della seconda nave a Troia gli si sarebbe chiesto conto delle sue profezie favorevoli prima della partenza. Dove la cosa singolare è, Anchise aveva detto ad Enea, era la casa reale. Gli aveva estorto profezie favorevoli senza vaticinio. E io avevo saputo fin dall'inizio che Marpessa diceva la verità. E io mi sentii dire ad Enea, io lo avevo saputo fin dall'inizio. La voce che disse ciò mi era estranea e naturalmente oggi so, da molto tempo so, che non fu un caso se quella voce estranea, che spesso mi è rimasta in gola, parlò per la prima volta attraverso di me in sua presenza. La lasciai libera intenzionalmente perché essa non mi dilaniasse. Quello che venne poi mi sfuggì di mano. Lo sapevo,
Sempre quella voce strana, alta, lamentosa, di fronte alla quale dovetti cercare protezione, aggrapparmi ad Enea, che ne fu spaventato, ma non cedette, non cedette. Ah, Enea, mi attaccai a lui tremando, scosso in tutte le membra. Ogni dito faceva quello che voleva, si aggrappava alle sue vesti, le lacerava, la bocca, oltre al prorompere nell'urlo, produceva una specie di schiuma che si depositava su labbra e mento e le gambe, che padroneggiavo poco, come qualsiasi altro arto, danzavano in modo convulso, in preda a una equivoca, sconveniente voglia che non provava affatto. Erano incontrollate, tutto lo era in me. Incontrollabile io. A stento quattro uomini riuscirono a tenermi. Nell'ottenebramento in cui caddi alla fine, mi volò dinanzi una piccola scintilla di trionfo, stranamente. Strano per chi non conosce le astute alleanze tra le nostre manifestazioni represse e le malattie. Questa fu dunque la crisi. E la mia vita allora si divise per un po' nel tempo di prima della crisi e nel tempo di dopo la crisi, una cronologia che presto perse valore, come quasi tutte quelle successive. Per settimane non riuscii ad alzarmi, a muovere un dito, non volevo riuscirci. Deve venire Marpessa, quando fu il primo ordine che riuscii a impartire. La bocca di Ecuba sopra di me disse no. Allora mi lasciai ricadere nell'oscurità. In qualche modo dipendeva da me far emergere e mandare a fondo questa dura e pesante forma, la coscienza. Era incerto se io, chi io, sarei riemersa. Mi tenevo in sospeso, una condizione indolore. Una volta, quando riaffiorai, fu il viso di Marpessa a pendere sopra di me la sua mano, a lavarmi le tempie con vino annacquato. Fu doloroso, perché ora dovevo rimanere. Marpessa era diventata scarna e pallida e taciturna con me. Non persi più completamente la coscienza, accettai le cure. Divenni quel che si dice sana, come un naufrago. La terraferma salvatrice, bramai il sacerdozio. Non volevo il mondo così com'era, ma volevo servire devotamente gli dèi che lo dominavano. Era una contraddizione dentro il mio desiderio. Mi concessi tempo. Prima di accorgermene, mi sono sempre concessa questi tempi di parziale cecità. Diventare tutt'a un tratto capace di vedere, questo mi avrebbe distrutta. A Marpessa, per esempio, solo durante la traversata, in quella oscura notte di tempesta, quando tutto volgeva alla fine, ho potuto chiedere che cosa le avessero fatto allora. Niente di speciale, disse. Mi hanno mandato nelle stalle. Nelle stalle? Sì, come addetta ai cavalli, tra servi di stirpi diverse. Tutti conoscevano le condizioni di vita nelle stalle. Ho potuto immaginarmi perché Marpessa non consentì più a nessun uomo di avvicinarla. Affidarle i miei gemelli? Una sorta di sacrificio espiatorio che non riuscì ad accrescere la sua dedizione nei miei confronti né a mitigare la sua intransigenza. Mi ha fatto sempre sentire che non potevo offrirle alcuna riparazione. Il fatto che mi capisse peggiorò la cosa. Lo scriba del palazzo e la giovane schiava al servizio di Ecuba, dai quali Marpessa aveva appreso la verità su Calcante il Veggente, furono allontanati con il primo carico di prigionieri che il re Apriamo mandò al re Ittita. Nessuno pronunciò più il nome di Calcante, non nel bene né nel male. Quante volte ho sperimentato che mi toccavano in sorte doni ardentemente desiderati. Quando non li desideravo più, Marpessa ha dato libero sfogo alla sua tenerezza per me a partire da quando fui violentata sotto i suoi occhi da quell'Aiace che i greci chiamano piccolo Aiace, se ho udito bene. Lei ha gridato: prendi me! Ma comprende perfettamente che ormai non tendo a guadagnarmi l'amore o l'amicizia di nessuno. No! Che non bisogna costringere insieme ciò che è incompatibile. E Cuba me l'ha insegnato presto, naturalmente invano.
Tuo padre mi ha detto vuole tutto e tutto nello stesso tempo. I greci devono pagare perché è loro concesso di trasportare le merci attraverso il nostro Ellesponto. Giusto. Devono portare ossequio al re Priamo per questo. Sbagliato. Che ridano di lui se si sentono superiori, perché se la prende. Ridano se pagano. E tu, Cassandra, mi disse Ecuba. Tu bada a non insinuarti troppo nel profondo dell'anima di tuo padre. Sono molto stanca. Da settimane non faccio un sonno ininterrotto. Incredibile, ma adesso riuscirei ad addormentarmi. Niente più rinviabile, neanche il sonno. Non è bello andare sfiniti nella morte. Che i morti dormano, si dice, ma non è vero. Hanno gli occhi aperti. Gli occhi spalancati dei fratelli morti che io chiusi, cominciando da Troilo. Gli occhi di Pentesilea che fissavano Achille. Achille la bestia, questo deve averlo fatto impazzire. I morti occhi aperti del padre, gli occhi della sorella di Polissena, non li vidi nella morte. Quando la trascinarono alla tomba di Achille, aveva lo sguardo che è proprio soltanto dei morti. Che gli occhi di Enea troveranno non la morte, ma il sonno nelle tante notti che verranno. È una consolazione? Non una consolazione, una consapevolezza. Mi restano solo parole senza il colore della speranza e della paura. Prima, quando la regina uscì dalla porta, lasciai che mi nascesse dentro un'ultima esilissima speranza. Poterle strappare la vita dei bambini. Poi ho dovuto solo guardarla negli occhi. Lei faceva quel che doveva. Non ha fatto lei le cose. Si adegua allo stato delle cose. O si sbarazza dell'uomo, quella testa vuota, completamente, oppure rinuncia a sé, alla vita, alla reggenza, all'amante. Che del resto, se interpreto bene la figura sullo sfondo, è ugualmente una testa vuota innamorata di sé, solo più giovane, più bello, di carne liscia. Con una scrollata di spalle mi fece capire che quel che accadeva non era rivolto direttamente contro di me. Niente in altri tempi avrebbe potuto impedire di chiamarci sorelle. Quando lessi sul viso dell'avversaria, dove Agamennone l'imbecille avrebbe dovuto vedere amore, devozione, gioia di riverirlo, e questo vide. Perciò inciampò su per il rosso tappeto, come il bue che va al macello. Io lo pensammo entrambe, e agli angoli della bocca di Clitennestra apparve lo stesso sorriso che a quelli della mia. Non crudele, doloroso. Perché il destino non ci ha posto dalla stessa parte. La ritengo in grado di sapere. Anche lei è colpita da quella cecità che è connessa al potere. Anche lei non vedrà i segni. Anche la sua casa perirà. È questo che per lungo tempo non ho capito. Che non tutti potevano vedere quello che vedevo io. Che essi non percepivano la nuda, insignificante figura degli eventi. Pensai. Che si prendessero gioco di me, ma valoravano se stessi. Ciò deve avere un senso. Se fossimo formiche, l'intero popolo cieco si precipita nei fossati, annega, forma i ponti per i pochi sopravvissuti che sono il seme del nuovo popolo. Simili a formiche, andiamo dentro ogni fuoco, ogni acqua, ogni fiume di sangue, solo per non dover vedere. Che cosa? Noi!